Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video, come avete letto dal titolo, vi farò vedere come preparare il pollo alla pizzaiola. Per chi non lo sapesse, il pollo alla pizzaiola è il pollo con sopra il pomodoro, la mozzarella e i capperi. Intanto volevo fare gli auguri a tutti i vostri papà, perché oggi è la festa del papà. Infatti oggi ho deciso io di fare la cena per festeggiare la festa del papà. Poi bisogna sbucciare i due spicchi in questo modo. Rimettiamo l'integrale con l'olio che già ho preparato. Poi, siccome a noi piace il piccante, aggiungo due peperoncini e se le volete aggiungere le dovete rompere. E mettiamo il tutto sul fuoco. Allora, questi sono gli ingredienti che mi serviranno dopo da mettere insieme alla carne. E come mozzarella uso la Vallelata, come passata di pomodoro uso la Fetti e come capperi uso questi, del tagliare a pezzettini la mozzarella. Va messa tutta la confezione. Allora, mettiamo la mozzarella in un piattino.
perché mi serve il tagliere per preparare i fetti di pollo. Prendiamo i fetti di pollo e apriamo la confezione e iniziamo a prendere le pezze. Io i fetti di pollo li lavo sempre perché è consigliato lavarli per la nostra salute. A questo punto mettiamo i fetti di pollo nel pomodoro, stando attenti a non schizzarsi perché ci si brucia. Voilà, adesso lo rimettiamo sul fuoco. Il pollo più o meno va cotto 15 minuti, poi vedete voi se non è ancora cotto. E dopo 5 minuti iniziate a metterci i capperi. Una volta messa la mozzarella, chiudiamo tutto e spengiamo il fuoco e lasciamo che la mozzarella si sciolga. E poi è pronta per servire in tavola. Buona festa dei papà! Che merdina sei!